Buonasera, grazie della vostra presenza innanzitutto. Per chi ci conosce, è noto che Armonia d'Arte si occupa di spettacolo. Sembra quasi banale. Noi questa sera abbiamo in qualche modo posto il cuore, come dire, saltato l'ostacolo, posto il cuore fuori dall'ostacolo, perché abbiamo pensato che un festival si deve interrogare anche sulle grandi tematiche sociali. E non so se abbiamo sbagliato o no, forse no, perché un atto è sempre un atto. Però è anche vero che siamo in un salotto. Grazie. E quindi ci fa molto onore a noi e a voi che ci siete. E lo dico ovviamente senza quell'atteggiamento di polemica che guasta quando bisogna parlare di tematiche importanti, vere. La polemica diventa addirittura un elemento di frivolezza. Però dobbiamo ricordarci che la cultura non è settoriale, non può esserlo, che un festival deve anche proporre momenti, spazi di riflessione di questo tipo, che l'intrattenimento attraverso le attività culturali, che siano musica, danza, teatro per l'appunto, son giusti, ma bisogna anche avere il coraggio di spingere un pochino oltre il ragionamento, che, ecco, definiamolo in questo senso molto largo. Io cedo immediatamente la parola a questo dibattito che poi in realtà è una testimonianza, e abbiamo con noi Lindara Nobre, che rappresenta il movimento Mariel Franco in Calabria e collabora anche con l'Unical, sociologia e mondi affini. Abbiamo anche Gloria, ha un nome che non è italiano, quindi mi viene un po' difficile, ma è Paiva, mi diceva il contrario di Pavia, ma io l'ho dimenticato, e che è giornalista, ha un profilo internazionale, noi siamo molto felici di averla qui stasera, e naturalmente la partecipazione di Monica Benicio ci consente di pensare che la Calabria, a prescindere dal numero di persone in una platea, la Calabria può essere all'interno di un dibattito per l'appunto di profilo globale. Io la ringrazio molto di aver accettato questo invito, e ricordiamoci sempre che ogni gesto è un seme per un percorso. Il nostro percorso è chiaro, non ascolterà mai le sirene di un mondo che non ci appartiene, che deve essere fuori, in alcuni casi certamente ci appartiene, parlo di questo contesto, e quindi quel mondo che col termine commerciale definiamo in qualche modo altro da noi, e altrove ora. Io invito davvero tutti a sentire queste testimonianze, questo dibattito condotto da Francesco Brancatella, che è un amico del festival, tra l'altro è anche un socio della Fondazione Armonia d'Arte, ma è anche e soprattutto un gran giornalista, è un inviato speciale TG1, e tra l'altro con un'ampia esperienza nel mondo del Brasile, che questa sera però non è soltanto una precisa identità di un paese sudamericano, cioè è soprattutto un simbolo di un paese in cui succedono delle cose, ma che succedono le stesse cose succedono anche altrove. Quindi il Brasile per noi in questo momento, e la testimonianza legata al Brasile, deve significare testimonianza e riflessione per l'umanità intera. Nessuno può girarsi dall'altra parte, così come oggi non possiamo girarci dall'altra parte in Italia su tante questioni, ma noi facciamo parte di un'umanità grande. E tutti gli uomini sono dello stesso segno alla fine. Dunque, il Brasile come tutti noi. Vi ringrazio ancora e cedo quindi immediatamente la parola. Grazie ancora a voi della vostra presenza. La
La parola la prendo io, ma solo per un brevissimo istante, per spiegare la mia presenza di unico uomo qui su questo palcoscenico. Vedrete anche il testo teatrale, e ovviamente condotto da un'attrice da me molto apprezzata. Io sono qui esclusivamente perché un po' il Brasile l'ho girato, lo conosco, l'ho raccontato e ho desiderato fortemente di essere qui con voi. E solo per dire in apertura, poi spero veramente di parlare pochissimo, il mio compito stasera non è di parlare ma di far parlare, perché il Brasile, quando l'ho visto alcuni anni fa, l'ultima volta, è stato raccontato con un titolo che a me sembra ancora estremamente pertinente, I mille volti del futuro. Era il titolo che davo allora a quello speciale TG1. E ricordo anche di un gioco che abbiamo fatto, mica tanto da ridere, con un vostro performer, un grande suonatore, cantante, autore musicale, Carlinhos Brown, Salvador di Bahia. Dopo aver visto alcune delle immagini che abbiamo girato un po' dappertutto, nel Brasile, anche in sua compagnia, dicevamo questa cosa, che a distanza di qualche anno mi sembra ancora più vera di quanto lo fosse 3, 4, 5 anni fa. Il Brasile ha questo miracoloso compito oggi di ridisegnare la razza umana, nel senso che, come noi sappiamo, tutti veniamo da un'unica specie, addirittura da un'unica madre, che poi prese a girovagare nel mondo partendo dall'Etiopia, la madre Lucy, e diede origine a tutte le nazioni, non certo a tutte le razze, perché la razza è una. I vari colori, i vari livelli di pigmentazione, il nero, il giallo, il rosa, hanno poi creato le condizioni, diciamo, di definire le razze umane come specifiche e diverse, sapendo invece che siamo tutta una sola razza. Accade adesso che tutti i popoli del mondo, per una storia incredibilmente miracolosa e felice, tornano per mille ragioni in Brasile e ricostruiscono quell'unica razza di partenza. E quindi quei mille volti del futuro, che sono i mille volti della specie umana, tornano adesso di nuovo ad apparentarsi, ad assomigliarsi e a diventare un volto unico, quello dell'unica specie umana. E questo era il gioco che facevamo allora con Carlinhos Brown, ed è la ragione vera per la quale poi io mi sono appassionato a questo progetto delle due attrici che tra poco vedremo, ed è il motivo per cui io sono qui, non più a parlare del lavoro che ho fatto io, ma di chi era Mariel Franco, perché noi parliamo di una persona a voi tutti cara, a noi però poco nota, perché in ogni caso il Brasile è lontanissimo da qui. Ha fatto molto scalpore la sua uccisione a marzo del 2018, però noi siamo qui per ricordare anche chi era. Allora io chiederei per l'appunto un microfono adesso a Monica, per ricordare lei prima di tutti gli altri chi era Mariel. Buonasera a tutti. Marielle era una mulher negra, nascida e criada na favela da Maré, que era ativista antes mesmo de ocupar lugar na política. Boa. Era una donna nera, attivista, nata e cresciuta nella favela della Maré. È attivista prima, anche prima di essere diventata consigliere comunale in Brasile. Era defensora di direitos humanos e carregava no proprio corpo tutte le pautas che defendia. Era una difensora dei diritti umani e portava con sé nel proprio corpo tutte le tematiche che difendeva. Lottava per il fin del genocidio della popolazione negra. Lottava per il femminismo, per che ele sia universale. Lottava per il fine, del genocidio della popolazione nera e lottava per le donne, per il femminismo. E per una società più giusta e egualitaria per tutti. E per una società più giusta e più, come si dice? Più equilibrata, più equanime per tutti. Vorrei... Scusa.
Sì, la seconda domanda la faccio adesso a Lindara. Tu in che occasione hai avuto modo di incontrare, se l'hai incontrata, o di conoscere di Mariella, quello che faceva, quello che, di cui si interessava, che poi è molto molto simile a quello di cui ti interessi tu, le sue lotte sono le tue, ma è perché era lei che ti ha ispirato, avete lavorato insieme? Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qua, grazie dell'invito. No, io vengo da una realtà molto simile a quella di Marielle. Io non sono nata in una favela, ma sono nata in una regione molto povera del Rio, che è una regione che si chiama Baixada Fluminense. Anch'io sono stata un'attivista, anch'io ho partecipato di un corso che facciamo per andare all'università. E io sono uscita a entrare all'università prima di Marielle e lei è stata la mia, diciamo, io sono stata la sua veterana. E ovviamente Marielle mi ha fatto molto più piacere di rincontrarla quando io ero già in Italia e ho saputo che lei era candidata al Consiglio Comunale. Ho detto, caspita, wow! E mi sentivo rappresentata. Mi vedevo in lei e sono stata molto felice di capire che lei, di sapere che lei è stata la guida più votata di una città come Rio, razzista, anche se pensa che c'è tutto questo, no, questa, magari un'idea di Rio, però c'è del bello e il brutto. E a volte quando usciamo dalla parte turistica e andiamo a toccare con la mano, la realtà ci vuole un pochino di. Ecco, ci vuole un po' di cuore aperto per capire cosa sentono gli altri, come vivono e si adattare anche a quelle storie. Quindi io penso che per me, Marielle, io qua, dopo questo punto della decisione sua, mi è risvegliata ancora di più per capire qual è il mio ruolo anche qua. Grazie. Ora Gloria. Gloria, la domanda mi sembra per te quasi obbligatoria. Allora, Brasile con la Calabria, nel nome di Marielle, quali sono le somiglianze? Quali sono, come posso dire, le cose che in qualche modo uniscono il modo di essere donna nel Brasile con il modo di essere donna qui in Calabria? Le lotte sono uguali, sono diverse? Ok, questa è una domanda da un milione di euro, no? Però ti tocca, sì. Ti conosci tutte e due le realtà. Ok, grazie, ringrazio a Chiara, ringrazio Confine Incerto, ad Anna, ad Emmy, a Lindara soprattutto per questo invito. Vorrei ringraziare pure a Doriana Righini, che è la presidente dell'Unione Donne in Italia a Catanzaro, che è qui in platea, sta sicuramente, mi sta facendo, no, qualche segno, meno male che non lo vedo, perché Doriana, perché io sono segretaria dell'UDI pure, è un modo mio, è un modo che ho trovato di portare un po' questo percorso che avevo come femminista da quando ero bambina e di portarlo, di unire queste due realtà di cui stiamo parlando, no? Del Brasile, delle donne del Brasile e dell'Italia. Doriana ha avuto fiducia in me quando ha deciso di riaprire, di creare nuovamente un gruppo UDI qui a Catanzaro dopo tanti anni, dall'84 UDI non c'era a Catanzaro, quindi questo qua un giro che sto facendo, ma comunque io penso che c'è una cosa che unisce un po' tutte le donne del mondo, perché una cosa che il patriarcato, che il nostro sistema economico e sociale è riuscito a fare è stato proprio quello di creare un tipo di omogeneità, di uniformità, più o meno, no? Però ci sono dei parametri molto simili nelle relazioni tra uomini e donne. Quindi il maschilismo purtroppo è globale, la violenza di genere è globale. Quando pensiamo, ovviamente ci sono cose belle di cui possiamo parlare, no? Che uniscono il Brasile e l'Italia, è un popolo allegro, mi sento molto a casa qui a Catanzaro, in Calabria, in Italia ovviamente.
gente, ci troviamo bene, no? Sembrano che abbiamo la stessa anima, quando parliamo di culture, di anima, di stile, di persone in generale. Però quando parliamo di donne, purtroppo abbiamo una cosa che ci unisce, che è questa percezione che c'è una cosa nel mondo che non va tanto bene, no? Da più di 5.000 anni, mi sembra, che è questa cosa qua. Non lo so, io mi sono sempre... Io penso che tutte le donne al mondo, in alcun momento, hanno questo... diciamo questo insight, quando si rendono conto che c'è una differenza, no? Tra uomini e donne. Io mi ricordo che avevo tipo 10-11 anni, c'erano i parenti seduti al tavolo e mangiavamo, e c'era questo zio che faceva sempre le barzellette sulle donne. Secondo lui le donne guidavano molto male. Praticamente questo zio però era famoso per avere la macchina sempre piena di ammaccature e di graffi, no? E diceva che le donne guidavano male. E io con così 10-11 anni, un giorno mi sono stancata di sentire queste cose e gli ho detto sei un idiota, gli ho detto. Tutti sono scoppiati a ridere, ma non trovavo questa cosa divertente, rido, però non trovavo divertente. Intanto, mentre gli uomini che guidavano benissimo continuavano seduti al tavolo, le mie zie, la mia nonna si alzavano e portavano le piatte, le pietanze, no? E questa cosa qua, pensavo, cioè, mi dà fastidio, c'è qualcosa che non va. Io penso che tutte le donne al mondo hanno avuto questo momento, no? Sono rese conto in qualche momento. Non lo so, più di questo. Per adesso va bene, grazie. Ancora Monica, adesso la domanda che ti volevo fare è questa. Noi stiamo parlando di Mariella, ovviamente, e della sua battaglia coraggiosa, estrema, quella che l'ha portata poi anche alla morte, perché lei è stata uccisa alcuni mesi fa, a marzo del 2018, in ragione delle battaglie che combatteva. Quindi potremmo essere autorizzati stasera ad avere un tono un po' dimesso, un po' lamentoso, però io non posso non ricordare a me stesso le immagini di Mariella. Erano sempre immagini, o il più delle volte, allegre, solari, luminose. Lei aveva un sorriso straordinariamente luminoso. Io non la conoscevo, ho visto solo le foto. Però suppongo che le foto la disegnavano per quello che era. Allora la domanda che io vorrei fare appunto a Monica è questo: come ridevate insieme? Quali erano le cose che vi legavano quando da ragazze, giovani e sicuramente molto combattive, però ridevate di quello che vi stava intorno? Bom, a gente ria juntas da vida, né? Porque mesmo diante de toda a dificuldade e tristezas e problemas do contexto social e resistência social à nossa história de amor, porque, né, de forma geral o mundo, mas o Brasil também é um país extremamente LGBTfóbico, a gente ria do dia a dia da vida, que é bonita e é isso que a gente leva, né? Por isso você... Melhor você pegar o microfone com ele, não? Lei dice, ridevamo della vita. Ridevamo della vita perché anche se c'erano tante difficoltà, se trovavamo tanta resistenza, sia delle famiglie, sia della società brasiliana, che è tanto LGBTfobica, posso usare questo neologismo pure, anche se trovavamo tante sfide nel nostro stare insieme, alla fine ridevamo della vita perché avevamo l'ottimismo, avevamo la visione che la vita è bella.
Não por acaso ou coincidência, você tem, e acho que todos aqui que já olharam alguma foto da Marielle vão sempre ver ela com um sorriso, porque era isso, ela era a expressão da felicidade, estava sempre rindo, e a política dela, a política que ela fazia, tinha o diferencial, e por isso talvez toda essa comoção, era uma política feita com afeto, era uma política feita para as pessoas e com alegria. Lei dice, non per caso tutte le foto che vedete di Marielle, in tutte queste foto vedete un volto che ride, vedete il suo sorriso, perché nello stile di Marielle e nel suo modo di fare, anche fare politica, c'era l'affetto, c'era il sorriso, l'allegria. Dai, ancora a me. La cosa adesso che volevo chiederti è questo. Voi eravate ragazze giovani, estremamente combattive, molto capaci di affrontare la vita in maniera frontale. Non avete mai sicuramente avuto timidezza anche nel fare le vostre battaglie. Tu, Monica, avevi la percezione, Marielle aveva la percezione dei pericoli che in un mondo così maschilista, militarizzato come quello di Rio e poi delle favelas dove abitavate, dei rischi che stavate correndo? Nessa sociedade tão militarizada, tão preconceituosa, tão polarizada, que ela tinha consciência desse risco? Enquanto figura pública, nem ela, nem ninguém ao redor tinha consciência desse risco. O risco que Marielle vivia era um risco que toda mulher negra corre no Rio de Janeiro, o risco que todas as mulheres correm, uma mulher negra ainda mais grave, por estar num estado de vulnerabilidade maior, porque, para além de tudo, ainda tem um contexto muito racista. Soprattutto lei percepiva il rischio di essere una donna nera Rio de Janeiro, che è un rischio che tocca a tutte le donne e tocca ancora di più alle donne nere, alle donne che sono le donne più vulnerabili della società, in realtà come il Brasile. E un rischio che pudesse nos atentar, che poderia ter terminato come a noite di 14 de março, nunca passou pela cabeça di ninguém. Nem das pessoas próximas, amigas, nem das pessoas do trabalho e de nenhum contexto dentro da sociedade do Rio, se não teríamos tomado medidas de prevenção como outros políticos têm, com medidas de segurança. Não tinha mais passado per testa il rischio, diciamo, di una situazione come quella che purtroppo è accaduta il giorno 14 marzo. Non avevamo mai considerato che c'era un rischio come quello, un rischio di vita, no? Se no loro avrebbero avuto le precauzioni necessarie, come fanno tutti i politici che si sentono in situazione di rischio. Una domanda che questa è proprio davvero obbligatoria per un giornalista. Il Brasile è un paese straordinariamente bello, straordinariamente felice di vivere, non c'è alcun dubbio, che è uno dei posti dove si ha la sensazione che la vita valga più, che ci sia più emozione nel vivere. Naturalmente tutto questo ha i suoi contrappesi, perché è anche uno dei paesi dove maggiore è la violenza, soprattutto contro le donne, contro i bambini. Un paese di enormi contrasti. Qual è, secondo te, Monica, la domanda, mi rendo conto, è complicatissima, però di questo noi dobbiamo pur parlare, la via che Marielle indicava perché questo paese riuscisse a trovare anche un equilibrio tra questi estremi, tra queste contrapposizioni emotive, culturali, economiche, perché una strada ci deve essere. Ele fala praticamente das contradições do Brasil, né? O Brasil parece um país alegre, muito bom de viver, muito cheio de energia, mas ao mesmo tempo tem as contradições socioeconômicas e tal. Ele pergunta qual que é a via que Marielle propunha de equilíbrio, né? Para um país com tantos contrastes. Qual que é o caminho?
para conseguir chegar ao equilíbrio dessa, dessa sociedade tão contrastante? O caminho para essa sociedade tão contrastante, para a gente ter mais igualdade, eu acho que é uma palavra: solidariedade, que não se aplica só ao contexto do Brasil, se aplica hoje num contexto global. Lastrada, grazie. Lastrada per trovare l'equilibrio in una società così segnata dalla disuguaglianza come è quella brasiliana, è solo una la strada, è la strada della solidarietà. A Marielle fazia uma política para as pessoas. Ela fazia uma política que era uma política de interesse do povo. Não era uma política como a maioria dos nossos representantes fazem, que é legislação em causa própria. Marielle faceva una politica per le persone, una politica per il popolo, una politica diversa della solita politica delle persone che vogliono far politica per, la, per il proprio beneficio. Então, o caminho de uma figura pública que está dentro da política deveria ser um único, que é fazer a sua política em prol da população, em prol do seu povo, em prol da sua nação. Então, eu não vejo outra palavra que não fosse solidariedade para fazer isso. É isso a política que a Marielle traçava, que é, na verdade, o que todo e qualquer representante de governo deveria fazer. È l'unica strada possibile, secondo lei, per una politica vera, per una politica per il popolo, per le persone, è la solidarietà, che è questa politica che faceva Marielle, la politica per le persone. Io, grazie. Credo di aver letto da qualche parte che tu, Monica, hai una figlia, mi pare, o sbaglio, è così? Hai una, un bambino? Dimmi se sbaglio. Sì, Marielle. Una figlia. La, che piccola, penso di capire. 19. Ecco, il mondo che tu pensi lei troverà tra 20 anni, quando sarà più o meno della vostra età, i 30-40, che mondo pensi, che mondo ti auguri per lei? Você deseja para essa filha, para um jovem que daqui a 20 anos vai ter a nossa idade, mais ou menos? Qual mundo você almeja para esse jovem, para essa filha, enfim, para a próxima geração? Certamente não o atual. Eu acho que o que a gente tem hoje é muito a desconstruir, muito a reconstruir e transformar. Sicuramente non il mondo attuale, dobbiamo disconstruire, funziona in italiano, dobbiamo disconstruire per ricostruire tante cose nel mondo. O mondo che io desejo a Luyara, che è il nome della figlia da Marielle, e a tutti i giovani e a noi che stiamo qui também, è un mondo onde non haja differenza entre cor, entre gênero, entre razza. Onde as pessoas se respeitem porque são pessoas e nada mais. Il mondo che io desidero per Luyara, questo è il nome della figlia di Marielle, ma per tutti noi, per tutti i giovani, per tutte le prossime generazioni, è un mondo in cui non ci siano le differenze di razza, di genere, di orientamento sessuale, di situazione economica, cioè un mondo dove non ci siano questi disequilibri, queste disuguaglianze. Ancora pochi minuti, poi diamo voce allo spettacolo. Una domanda che è quasi forse l'ultima che ti faccio, allora, Monica, è questa. La sera del 14 marzo del 2018, la sera in cui è stata uccisa Marielle, tu come hai saputo di quello che era successo? Che sabe come che você soube do che aconteceu na noite di 14 di marzo? Puta que... O que eu só posso traduzir? Caralho. Mano, remédio.
Viu? Saltamos essa? Quer saltar? Vai que você conseguir falar. Se você quiser, eu falo para saltar. Salto. Muito bem. Pega isso. Guarda na. Eu tinha acabado de falar com ela pelo telefone. Vai traduzir um pouquinho. Ci eravamo appena sentiti per telefono. E ela já estava a caminho de casa. Eu cheguei um pouco antes, estava preparando o jantar. Lei stava per arrivare a casa, era già per strada. Io ero arrivata prima, stavo preparando la cena. E um pouco depois de perceber que ela já deveria estar em casa e ainda não estava. Um po' dopo in cui mi sono resa conto che lei avrebbe già dovuto arrivare. Eu fiquei preocupada com o atraso e comecei a ligar. E liguei muitas vezes até que a ligação de uma amiga entrou, avisando que havia uma outra amiga no portão que precisava falar comigo. Ho provato a chiamarla varie volte, finché un'altra amica mi ha chiamato dicendo che c'era una persona, un'altra amica nostra in comune, che mi aspettava davanti a casa per parlare con me. Io già immaginavo che alguma cosa ruim tinha acontecido, ovviamente non podia prever o tamanho, o quão seria difícil. Mas já atendi perguntando onde é que estava a Marielle, e aí ela me pediu para ir até o portão, eu fui e a amiga me deu a notícia. Já me imaginavo que qualcosa de bruto era successo, non immaginavo la dimensione, però ho risposto al telefono dicendo dov'è Marielle, dov'è Marielle? E questa mia amica che mi aspettava davanti a casa mi ha dato la notizia. Grazie Lindara, ho ancora una battuta per lasciare questo palcoscenico. Cosa vuoi dire tu adesso da amica che sei stata di Marielle e quanto sarebbe stata contenta lei di essere qui in questo posto, di stare in questa brezza dell'estate, in un paese così lontano ma anche così vicino, la Calabria, il Brasile, sembrano due posti incommensurabilmente lontani, pure ci sono tanti calabresi anche in Brasile, li ho incontrati. Avrebbe sicuramente avuto una serata felice qui con voi, vero? Sì, direi di sì. Parlando con Monica, ho adesso anche un'amica di infanzia che è qua, che è venuta della stessa realtà mia, viene da Rio, e quindi sembra che ogni cosa che facciamo insieme, ogni cosa che vediamo, wow, che cosa meravigliosa, che bello, no? È ovvio che con un percorso di una persona come è stata la storia di Marielle e di tante altre persone che nascono dentro della povertà e fanno un percorso come ha fatto Marielle, come sono riuscita a trovare, arrivare anche io a studiare e tante altre donne, ci rimanda come messaggio che noi possiamo, no? Che siamo in grado di farlo, basta credere. Forse questo è il messaggio. Io mi ricordo bene quando Anna Macri mi ha chiamato e mi ha detto mi aiuti a trovare qualcuno della famiglia e subito ho detto di sì. Poi ho chiuso il telefono e adesso come faccio? No? Però ho sognato con Anna, ho desiderato. Sapevo che era difficile, sapevo che era un momento, perché a marzo sono passati 5 mesi. E sono 5 mesi che lei non respira, che non si ferma e deve parlare di questo dolore continuamente, no? Però io ci ho creduto e quando siamo riusciti a parlare lei mi ha detto sì. E quindi io questo sì lo ci credevo prima, anche Anna e tante altre persone, Chiara, Amy, no? E credendo in questo sì,
che io mantengo, e penso che è nato il movimento Marielle Franco a Cosenza anche con questo proposito, perché siamo un gruppo che ci crediamo in questo cambiamento, in questa proposta di lotta. Perché sembra un po' utopico, sembra facciamo un mondo, che vogliamo creare un mondo migliore, abbracciamo l'albero, ma non è questo, perché se nella nostra piccola realtà minimamente se riusciamo a guardarci nell'occhio, no? E sorridere, stare insieme, volerci bene, questo fa molta differenza. Apro parentesi un attimo, quando io sono arrivata qua, a 12 anni fa, io ho fatto di tutto per sentirmi uguale. E tutto lo sforzo che ho fatto è stato buttato per le spazzature, perché quanto più provavo ad essere uguale, più diversa ero. Perché capivo negli sguardi, nei commenti, nascosti, no? Che quasi non ero benvenuta, oppure chi ne è chissà, no? Chi ne è chissà? Poi con l'aiuto del Centro Women's Studies e con un gruppo di donne che ci sono a Cosenza, Giovanna Vincelli è nel pubblico, è stato per me un riferimento importante, ho capito in questo percorso che se io ero me stessa e se ricordavo bene le mie radici, il mio percorso di lotta, non avevo più motivo per avere paura. E così è stato il mio percorso e penso che è il percorso di tante donne sul territorio, indipendente da dove vengono. Io oggi devo dire la verità, mi sento tanto sorella di Gloria, di Monica, ma come sono di Anna, come sono di Giovanna, come sono di Doriana, cioè mi sento parte, ecco, è forse questo, mi sento nella rete insieme, con voglia di accogliere ancora altre donne e altre persone che vogliono marciare con noi. E, ovviamente in questo momento politico, storico, penso in Italia, difficile, soprattutto difficile, in cui la violenza è legittimata dal governo, no? È quasi legittimo quando uno spara un immigrato. Ovviamente sono molto spaventata, prego perché non ridiventi una Rio, perché Rio a volte tu esci di casa e non so se ritorna. Ho parlato con mio marito dicendo speriamo che non diventi così anche qui, perché non voglio essere in un posto che sia così brutto. E dentro dell'idea che dicevi sulla bellezza di vivere in Brasile, della gioia, sì, è vero. Cioè, anche se ci sono tante difficoltà, riusciamo a ridere e abbracciarsi tutto il momento. Io sono adesso da due settimane che vivo questa emozione. Mi sono dimenticato un po' quanto è buono dare un abbraccio. Ci abbracciamo poco qua, mi sono resa conto di questo. E quando è arrivata questa mia amica dell'infanzia, Patrizia, sempre l'abbraccio perché respiro quasi la nostra storia, no? E è stato così con Monica quando siamo trovati lì all'aeroporto, è stato così con Gloria e tante altre persone. E quindi io ci credo che noi oggi in Calabria, nel nostro piccolo, non dico di fare chissà cosa, un spettacolo, una chiacchierata nella scuola, fare leggere altri libri interessanti ai nostri alunni, cioè del nostro piccolo, il nostro talento, usare questo al servizio dell'altro. Questo, secondo me, è il segreto per fare una Calabria più forte. Grazie. L'ultima, Gloria, sei anche tu una giornalista, sei una collega, a te l'ultima domanda. A Monica, quella che io non gli ho fatto, falla tu. Un'ultima domanda a Monica. Ok. Ho letto in giro che Monica prima era un'attivista, diciamo, un'attivista che combatteva per terra. Lei ha usato questa espressione, diceva io combattevo per terra. Dopo la scomparsa di Marielle il mio attivismo è cambiato, praticamente la scomparsa di Marielle ha fatto che ciò diventasse un fatto internazionalmente riconosciuto, sia la sua figura pubblica sia la sua lotta. Volevo sapere, Monica,
tu adesso stai portando ad altre parti del mondo il messaggio di Marieli, ma pure altro, no? Volevo capire questo qua. Cosa è cambiato nel tuo attivismo adesso? Quale messaggio di Marieli, ma anche un messaggio tuo, vuoi portare, stai portando al mondo? Claro. A mesma pergunta que eu te fiz antes. Você de ativista do chão, com o que mudou com o seu ativismo? Qual mensagem que você agora está levando também, seja de maneira, seja sua, adiante, com esse novo ativismo que está na sua vida? É o microfone. Sim, que faccio per me. Bom, eu sou ativista desde os 17 anos e já tinha a pauta dos direitos humanos como um projeto de ativismo. Io sono attivista da quando avevo 17 anni e avevo sempre i diritti umani come una tematica importante nel mio attivismo. E até janeiro de 2017, a Marielle tinha o mesmo lugar, onde era o meu lugar de ativismo até março desse ano, que era o chão, por isso ativista de terra? Fino a gennaio del fino a gennaio del 2017 Marielle e io avevamo avevamo in comune questo tipo di attivismo che noi chiamiamo di attivismo per strada. Io avevo detto terra, ma mi sa che mi sono sbagliata. Attivismo per strada, mi corregge Lindara, grazie. Questo attivismo per strada. O che differenzia então depois que a Marielle vira uma figura pública, é o nosso lugar de fala. O meu ainda estava junto com o povo ocupando o chão para as manifestações e a Marielle tinha, então, a caneta para fazer os projetos de lei e o microfone para dar voz àqueles que não têm. Che cosa ha cambiato quando Monica è diventata un personaggio pubblico? Praticamente... Marielle, scusate, che cosa è cambiato dopo che Marielle è diventato un personaggio pubblico con le elezioni, no? Come consigliere comunale, che praticamente Monica è rimasta nel suo luogo di discorso, nel suo attivismo come quello che faceva prima, però Marielle aveva invece la penna, cioè aveva la voce, aveva il luogo del personaggio pubblico, la voce del personaggio pubblico che era allora per poter parlare. Então, o que muda de fato é esse lugar de fala. Eu hoje tô sentada num palco com microfones e holofote, coisa que há mais de 5 meses atrás eu jamais poderia imaginar fazer pela timidez e por questões pessoais. E che cosa è cambiato? Praticamente adesso il mio luogo il luogo da dove parlo, no? Adesso ho un microfono in mano, adesso le luci, no? Ho una condizione di parlare che prima non avevo, sia per timidezza, non avevo nemmeno immaginato prima, sia per questione personale, ma anche per la situazione in cui mi incontravo. Ma sta occupando questo lugar oggi è una questione di continuità della lotta, che non era solo da Marielle, ma di tante altre donne che lottano contro il machismo, contro la società patriarcale, contro la LGBTfobia, contro il racismo, enfim, per una società più giusta. Essa lotta me move e me incoraggia a superare i miei propri medos, che è sta occupando questo nuovo lugar. È occupare questo nuovo luogo da dove parlo, questo nuovo modo di fare attivismo, vuol dire pure rappresentare tante donne, tante persone, la comunità LGBT, le donne che non hanno voce, e quindi io per questo riesco a vincere le mie paure, perché secondo me è importante dare voce a queste persone che non possono parlare per loro stesse. E di tutte le cause che io antes già lottavo, oggi tem mais uma a ser somada, che è giustizia per Marielle,
que não se termina com a conclusão das investigações, que ainda não se tem, mas para que não aconteça nada mais parecido com nenhuma outra Marielle. Di tutte le lotte che avevo, che combattevo prima, si è aggiunta un'altra, una nuova lotta, che è la lotta per la giustizia per Marielle. Non solo per chiarire quello che è successo, non solo perché le investigazioni trovino un risultato, ma anche per evitare che ci siano altri Marielle nel mondo. Bene. Allora, intanto ringrazio tutti voi di queste testimonianze. Noi lasciamo ovviamente il palco allo spettacolo e quando Anna Macri mi propose questa idea, io ho accettato subito perché pensavo che parlare, raccontare in tutti i modi possibili, quindi creare una testimonianza su queste tematiche è fondamentale. Intendiamoci, noi qui in fondo abbiamo fatto una piccola chiacchierata, persino, diciamocela tutta, persino su argomenti che potrebbero sembrare quasi ovvi, perché è ovvio ormai, fortunatamente, che non si debba uccidere, che le donne, noi diciamo è ovvio per la nostra cultura, è giusto che le donne debbano essere rispettate, che non ci siano differenze di razza e così via. Ma questo quando siamo seduti. Poi sappiamo che vanno in un altro modo le cose. Quindi continuare a dircelo non è banale. Quindi momenti come questi, che come avete visto sono anche tutto sommato molto semplici, però vanno supportati. Io ho sentito più volte nella voce di Lindara una parola bella, che è il sogno. Allora penso che dobbiamo mantenere questo, perché tutte queste battaglie sono dei sogni innanzitutto, poi con le buone volontà, con la tenacia, con l'onestà intellettuale e del cuore, queste battaglie poi possono diventare dei progetti e così il percorso dell'umanità forse va verso vie migliori, allontanandosi dalle paludi dell'animalità. E chissà, magari tra un po' di anni vedremo da un altro mondo storie diverse. Grazie, buonanotte e buon spettacolo.